Dai fasti di colpo grosso con le ragazze cin cin, la sua candidatura a sindaco di Trapani con il movimento Tesa. Ora il professor Pietro Gaeta ne combina un'altra delle sue. Ha deciso di lasciare la città per andare a vivere con la famiglia a Biella, il capoluogo. Perde un personaggio carismatico, amante del bello, dell'arte e della cultura, che ha fatto della seduzione la sua filosofia di vita. Purtroppo la città non è in grado di rispondere alle istanze spirituali, culturali, sociali e familiari della mia anima. E quindi ho deciso di andare via. Però, a differenza di molti altri che sputano nel piatto dove mangiano, io non lo farò mai. L'esperienza, come diceva il grande Leonardo da Vinci, è la madre di tutte le conoscenze. Quindi, tu non puoi chiedere ad altri quello che non posseggono. Quindi, a uno stupido non puoi chiedere di essere intelligente, a un ignorante non puoi chiedere di studiare, di essere colto. Così come a Trapani non puoi chiedere di diventare comunità, perché Trapani fondamentalmente è un insieme di tribù dove ognuna cerca di prevalere sull'altra. Io a questo gioco non ci sto e siccome non sono rivoluzionario, prendo il mio metro quadrato e me ne vado via. La sua nuova destinazione? È Biella, certamente Biella non è l'isola di Bennato, l'isola che non c'è assolutissimamente, però rispetto a Trapani, l'ho saputo tra l'altro che Trapani mi pare gli ultimi posti, il sindaco addirittura è l'80ª posizione, quindi già questo la dice lunga. La nuova destinazione è Biella, una città a dimensione umana, piena di verde, dove c'è più civiltà, più senso civico, e la gente si rispetta maggiormente e mi ci trovo bene perché la conosco da circa 35 anni. Io giorni fa, proprio su questa televisione, ho ascoltato un dibattito tra politici giovani e la cosa che mi dava fastidio, anziché cercare un punto di unione, ognuno cercava di mettersi su un piedistallo, io sono più bravo di te, tu sei... questa è una filosofia che non porta da nessuna parte, bisogna creare una squadra e portare questa città, va bene, al ruolo che merita. Invece c'è questo scontro politico strumentale per dire io ne so più di te. Per il semplice fatto di aver letto magari un articoletto di 4 soldi. Io me ne vado.